non c'è da aspettare nessuno. Questo era per dare questo incontro qui, per dare l'ufficialità a quello che ormai forse da un paio di giorni si sapeva già, il cambio della guida tecnica della prima squadra e l'ingaggio da parte della società di Giacomo Lazzini. Logicamente l'ingaggio di Giacomo Lazzini forse fa pensare, no? Fa venire fuori qualche domanda, qualche perplessità, qualche curiosità. Teoricamente è un tecnico che negli ultimi anni ha sempre fatto tutt'altra categoria e ha fatto sostanzialmente anche bene. Logicamente la gente si chiede quali possono essere state le motivazioni che hanno spinto sia la società a cercare Lazzini, sia Lazzini a cercare la proposta della società. La scelta della società è voler avvertire un attimino, diciamo, la rotta sotto il punto di vista professionale, anche perché l'obiettivo della società è ritornare al più presto nelle competizioni che più gli competono, insomma, da sempre. E quindi con Giacomo Lazzini pensiamo di poter dare una svolta in tipo professionale e far capire anche all'esterno che la società e anche l'ingresso logicamente importante di Massimo Donati a far parte della società, lo stesso discorso un po' che vale per il mister, nel senso la presenza di Massimo Donati in una società che a oggi gioca in seconda categoria, insomma anche questo viene porta di dubbi, no? Delle domande, delle perplessità. Vale lo stesso discorso, Donati poi, insomma, poi lascio la parola anche a Massimo e al mister, ha accettato con sacco dietro più di un contatto con noi, dietro a un progetto insieme all'amministrazione e altri imprenditori che hanno a cuore logicamente il bene del calcio a Ponzacco, quindi siamo logicamente lieti, onorati, orgogliosi della presenza di Giacomo Lazzini qui con noi. Sicuramente ci darà la professionalità che ci sia mancata, però logicamente qualcosa in più, la sua esperienza la porterà al servizio della società, ci si augura. Discorso con il mister l'abbiamo fatto, diciamo, non su quest'anno logicamente, ma per il futuro, quindi al più presto ci auguriamo tutti che Ponzacco possa tornare, ripeto, in palcoscenici un pochino più importanti. Quindi niente, ora lascio la parola, a Massimo e poi al mister. Io credo che oggi sia la presentazione del mister, innanzitutto noi vogliamo ringraziare il mister di essere qui oggi, perché alla prima telefonata molto probabilmente in cuor suo si è messo a ridere. Io parlando con un direttore sportivo, un amico, e annunciai la volontà di prendere Lazzini, e questa persona mi ha telefonato il giorno dopo dicendolo: ma lo sai che ieri mi sono messo a ridere, non mi sono messo a ridere per rispetto quando me l'hai detto, ma invece ho parlato con il mister ed è fortemente intenzionato. Quindi questo lascia intendere tutto, anche da parte di altre società e di società che hanno stanno calcando palcoscenici maggiori. Quindi noi ci auguriamo che con l'entrata del mister, con l'entrata di due giocatori che ben presto saranno presentati, di aver completato l'organico al 100%, e ci auguriamo di andare a vincere questo campionato per proiettarci in un futuro più roseo rispetto a queste categorie. Perché questa è la promessa che noi abbiamo fatto al mister per convincere a venire, ed è questa la promessa che noi ci impegniamo a mantenere davanti alla stampa. Per questo lascio la parola a Giacomo. Cosa dire? Allora, innanzitutto per me, al di là della categoria, è un piacere essere ritornato in un ambiente che ho vissuto da giocatore, sia l'anno della C2 e l'anno della Serie D, quindi penso che rivedrò anche tanta gente che è tanto tempo che non vede, quindi sicuramente è un piacere. Se penso alla categoria in cui dovremo cimentarci quest'anno, mi viene da piangere, però è anche vero, come ha detto Donati, che qui c'è un progetto importante. Io mi sono legato soprattutto alle persone, e quindi in questo caso a Massimo Donati, e non so se ho capito,
e quindi credendo in questo progetto che va al di là di quest'annata, dove sicuramente insomma, ci sarà da mangiare un po' di roba non buona e da levarci subito da questa categoria e per poi magari avere quel briciolo di fortuna che personalmente a me quest'anno è mancata, perché insomma credo che ho la convinzione che lo specchio di questo paese delle volte si valuti anche in queste situazioni, perché non è presunzione, ma che uno come con quello che ho fatto io negli ultimi 5 anni sia ancora a casa, sia stato trattato come sono stato trattato a Lucca dopo un campionato come abbiamo fatto, insomma questo è lo specchio un po' di questo paese. Fare l'allenatore adesso è difficile, è complicato, perché purtroppo credo che alla base di tutto ci siano i problemi economici che sta attraversando che stiamo attraversando tutti e che si ripercuotono inevitabilmente sullo sport e sulle squadre di calcio. Quindi la mia scelta, ripeto, è legata alle persone, è legata ad un progetto importante, e è una scommessa che faccio e quindi io sono un uomo di campo, in questi mesi mi è mancato il campo e ripeto, bisogna scordarsi in questo momento la categoria, vivere giornalmente pensando di allenare una squadra che la domenica non gioca con lo Spianate o se neanche che squadre ci sono in questo campionato di qualità. E per quanto riguarda nell'ambito tecnico, credo che debba più io essere quello che si deve mettere a disposizione dei ragazzi, perché insomma credo che fare allenatore in Serie D o in Eccellenza, dove ci si allena 4-5 volte alla settimana di giorno, sia totalmente è un altro calcio, quindi anche il mio lavoro sarà un lavoro diverso e quindi spero di poter dare un'impronta professionale, che poi credo sia la cosa che mi viene chiesta maggiormente, di dare un'impronta, di vedere una squadra in campo che ci sa stare, e poi è chiaro che il discorso mio tecnico è completamente diverso, quindi mi dovrò scontrare contro questa realtà e insomma, mi dovrò adattare in questo senso, perché è chiaro che cercare di fare un certo tipo di lavoro con uno che mi esce da lavorare dopo 8 ore di lavoro e venire al campo, allenarsi alle 7:30, finire alle 10, insomma è impensabile, no? Quindi vedremo un po' come impostarlo il lavoro e poi effettivamente i risultati finora sono venuti, quindi speriamo che possano proseguire con questa marcia per potersi levare subito da una categoria che non compete. Come l'anno scorso a Lucca era lo stesso, no? Nel senso il paragone è lo stesso, con Sacco in seconda categoria come la Lucchese in Eccellenza, e quindi dai, speriamo di toglierci il prima possibile e di poter fare magari più salti e che ci portino in categorie davvero che l'entusiasmo che io conosco della gente di Ponsacco merita. Domande? Io chiaramente chiedevo a questi due giocatori se si poteva pure avere un'idea, ma tanto non so. Un paio di giorni di idea si sa. Okay. Pazientare fino a giovedì. No, io volevo dire a Giacomo Mazzini, benvenuto a Ponsacco. Però quant'è che vedi una macchina in seconda categoria? E che effetto dal fatto? Sincero, io perché sono la categoria penso non l'avete mai vista in vita mia. L'effetto è di un calcio un po' così, insomma, fatto di molte individualità, di non grande organizzazione, ripeto, è un calcio diverso, dove i valori dei singoli fanno nettamente la differenza, insomma. E questo ecco, mi piacerebbe magari farvi vedere una squadra un pochettino più organizzata da questo punto di vista, al di là che i risultati sono venuti anche nell'altro modo. Quindi, la dirigenza non aspetta questo, no? Penso proprio di sì. Cambiare l'allenatore è dovuto. Non sarà facile. Non sarà facile, perché ribadisco, io andrò a fare un lavoro che non ho mai fatto, o ho fatto all'inizio quando ho voluto fare l'allenatore
giocatore a Oliveto 6-7 anni fa, e quindi mi devo ricalare un po' in questa mentalità. E quindi, ho sempre detto che da giocatore e da allenatore non avevo avuto far calcio nel girare e vedermi magari i guardalini con gli stivaloni di gomma se sono giornate, no, è capitato. È un bagno di umiltà che faccio, sperando che la fortuna che non ho avuto quest'anno possa arrivare l'anno prossimo. È evidente che ti dica più della categoria, insomma, se l'hai capito anche senza che ce lo spiegasse Massimo. È il futuro che ti dica Ponzacco, se no. Ponzacco vince il campionato, te devi poi riparlare a giugno, oppure la cosa è già stata. No, intanto andiamo anno per anno e poi ribadisco il progetto, credo che sia un progetto a lungo termine, quindi se le cose vanno come devono andare ci sono tutti i presupposti che la cosa possa durare nel tempo, e quindi ribadisco, quando parlavo di fortuna era proprio in questo senso, di far sì che si vinca questo campionato e poi si possa programmare un campionato l'anno dopo. Ma io non voglio andare più avanti perché insomma tanto. In genere insomma qualcuno fa un progetto, non è che dice fino a se stesso, cioè la squadra è già proiettata per vincere. Uno viene e dice se si vince si va. In prima categoria. ad oggi. Poi non si sa mai nella vita, no? Allora lui era stato trattato male. Insomma, benissimo, no? Devo essere Massimo sincero. Diceva che praticamente la proposta è venuta fuori, però te sei rimasto interessato alla proposta, non è che sapevi che il Ponzacco era in seconda categoria. No, sapevo, ma che... però quando, infatti prima ho detto, quando uno si lega a una persona come può essere, ora noi ci conosciamo da tre giorni, Massimo Donati lo conosco personalmente anche lui da poco, però so che persona è e che ambizione, che voglia di calcio ha nella testa, quindi ribadisco, per me la garanzia è quella, poi da qui a aprile, quando finisce il campionato? Fine aprile? 15 aprile, sono 5-6 mesi, ribadisco, forse prima. C'è da soffrire questi 5-6 mesi sperando che poi l'anno prossimo si possa essere qui a parlare di cose diverse. Cioè, conosci tutti i giocatori? Ma ancora sì, qualcuno lo conosco. Sì. Qualcuno lo conosco, poi questi due ragazzi che verranno nuovi li conosco, quindi... Già un pezzo male. Sì. Dell'altra squadra non sa niente, ovviamente. Poca roba. C'è spianato perché ha visto domenica, e poi di storico cosa c'è lì? No, ma nemmeno Gallè. Pucecchi. A Ponzacco conosco l'acciaiolo, quindi no. Deve essere messo anche nel conto che ti diranno, no, non in caso, ma fuori. Cioè, lì si incontra. Vabbè, quello. Quello è male. Ti diranno in casa, ma fuori cosa? Sono fuori casa, pensavo anche di dire. Che fuori casa, tanto in casa ci sono Ponzacchini, fuori casa ci sono Ponzacchini. Lì ci sono sempre in casa. Puoi scrivere di due persone. Sì, fuori casa. Il problema sarebbe forse chi fa una Ponzacco e anche fuori, ma quelli di Ponzacco. Non è un problema. 200 o 250. Bravo. Ma i meriti non vengono premiati nel calcio come in altre cose? No, in questi momenti no, che si valutano altre cose, secondo me, quindi è difficile emergere se non sei legato a carri importanti o se hai delle risorse dietro che ti permettono. Ormai il calcio è diventato una Formula 1, cioè si pigliano quelli che... Penso che avrei ricevuto... Io purtroppo non c'ho... Penso che avrei ricevuto diverse telefonate di... Si darà Ponzacco? Sì. Perché l'hai ricevuta anch'io. Sì. Ieri tante, quindi no, per me è stata comunque una decisione non semplice, sofferta, e quindi però poi è anche vero, ho famiglia, faccio questo, e quindi delle volte bisogna anche
guardare la realtà, e sono convinto che domenica salterà una panchina di Serie D sicuro, forse anche più di una, no? Perché tanto funziona così, però... Ormai? No, è stretto. Non c'è il periodo anche se ti chiama qualcuno... No, ormai c'ho la sfortuna che mi si è scaricato il telefono, non c'ho il caricabatterie dietro. E quindi ormai... Secondo me è stato qualcuno di Bonsai. Va bene? Posto? Ce l'ho detto mai.